Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati da Marco Azzurro 1926 in questo nuovo episodio di Carriera Allenatore con il Rayo Vallecano su FIFA 21. Bene ragazzi, abbiamo ufficialmente terminato il calciomercato di gennaio, terminato davvero bene questo mercato. Ora dobbiamo parlare della questione campionato perché siamo scivolati un po' al terzo posto, dico un po' perché abbiamo comunque abbiamo comunque delle squadre forti davanti a noi che forse meritano di stare più di noi là davanti, ma siamo terzi, non è una brutta posizione, siamo terzi a pari punti col Guion e dobbiamo andare a giocare ancora tutta la metà del campionato, quindi adesso tutta la metà della stagione è tutta per noi. Abbiamo tra l'altro il match proprio contro il Leganés come seconda partita di oggi. Oggi vorrei farmi tutto il mese di febbraio e quindi direi di non perdere assolutamente tempo. Nel frattempo sto controllando la nostra primavera perché abbiamo due quindicenni molto interessanti che sono questo Wen, il portiere, e questo olandese Mas, che sono davvero interessantissimi. Addirittura uno di questi ha 84 minimo di potenziale mentre l'altro ha 82 minimo. Quindi veramente abbiamo margine di potenziali dei nostri giocatori di primavera davvero interessanti. Oscar Valentin ci ringrazia per averlo messo in squadra. Quindi ragazzi, io direi che ci vediamo al primo match di oggi in campionato. Eccoci qua, prima partita di giornata che è quella contro la Ponferradina in casa loro. Squadra molto modesta, l'abbiamo affrontata anche all'andata in maniera molto leggera. Oggi voglio far giocare Moreno titolare, per il resto i titolari sono quelli fissi e me la vado a simulare. Poi molto probabilmente entrerò nel secondo tempo. Due tiri per i nostri, zero per loro. Abbiamo davanti una squadra che comunque regge bene, quindi dobbiamo scendere in campo come facciamo sempre. Oramai è un must di questa carriera simulare il primo tempo e entrare nel secondo, ma non perché voglia rendermi le cose più facili, ma perché casomai le partite si mettono male, me le gioco io, ecco, non per... Attenzione a Curro! Guardate come Curro sulla fascia! Guardate come Curro sulla fascia! Attenzione, Curro! Gesù mio, momenti la metteva dentro, ragazzi! Non scherziamo con il fuoco, non scherziamo con il fuoco! La Ponferradina, ragazzi, non scherziamo con il fuoco. Non era fuori gioco. Palla dentro, ancora. Ancora spazio là. Segna, segna, gol. Gol di Mario Suarez. Gol di Mario Suarez. Gol di Mario Suarez. Grande gol del numero 4. Benissimo. Grande gol. Grande gol il cavolo. Ci ha voluto 2 ore per tirare davanti alla porta. Porca miseria, sei lento come una vacca. Cioè, vabbè. C'è lo spazio per Comenzagna, dentro l'area, Comenzagna! Santi! Comenzagna! Col numero 6. Niente ragazzi, oggi col cappuccio mi sento più tamarro, più cattivo, quindi oggi devo fare un video più energetico. 2-0 Comenzagna al 73esimo. Non se vucca na, na 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 na. No, se vucca na, Garcia, 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 3-0, Garcia, 3-0. Alvaro Garcia, 3-0 all'83esimo, il match è chiuso, amici miei, il match è chiusissimo. Anche Alvaro si unisce alla festa. Distruggiamo la Ponferradina in casa loro, è davvero un'umiliazione e questa umiliazione va chiusa con la simulazione. Quindi simuliamo il resto del match, anzi, simuliamo proprio fino alla fine, andiamo al risultato e finisce appunto 3-0. Distruggiamo la Ponferradina in casa loro, vediamo un po' cosa hanno fatto la prima e la seconda in classifica, che non mi ricordo mai chi sono. Siamo ancora terzi perché hanno vinto tutte e due, se non sbaglio. Anzi, il Leganés ha pareggiato, l'Espagnol invece ha vinto. Ora, se non sbaglio, abbiamo proprio il match con il Leganés, quindi se li battiamo possiamo tornare secondi in classifica. Sì, bravo, riscaldati, ma vedi di fare bene in partita, eh? Vedi di fare bene, cavolo, cavolo! Si parte. Attenzione, che ha fatto questo? Si è girato tutta la nostra difesa, stiamo attenti. Vabbè, ma chi ti pensi di essere? Messi? Lorenzo, e vabbè. Oggi
Oggi si sono dopati tutti i giocatori della seconda lega spagnola, ragazzi. Tutti dribbler sono diventati, tutti skiller professionisti. Finisce il primo tempo, non gli riesco a prendere palla. Ci stanno distruggendo, ci stanno palleggiando in faccia. Mamma mia, è snervante, raga, non riesco a prendergli proprio il pallone. Basta, cambi, mettiamo Garcia che può fare anche la fascia destra. Lorenzo però mi sta piacendo. Dai, svegliamoci, dai. Pozzo, Pozzo, salta gli uomini, li salta tutti Pozzo. E adesso caccia il rosso, per favore. No, non cacci niente, neanche il rosso. Sei un infame arbitro, sei un venduto del cavolo. Adesso che stiamo rialzando la testa, li devi cacciare i russi. Non va bene così. Dani dentro l'aria, Dani dentro l'aria, il gol di Pozzo. Sì, mamma mia, questo gol proprio pesantissimo ora. Dopo che stavamo recuperando un po' di terreno, c'era stata una bella primo tempo del Leganés, ma adesso gli abbiamo dato una bella mazzata in fronte, da cui non so se si sapranno rialzare, anche se sono una squadra molto forte. Attenzione a Robert Ibáñez che passa, ma Velasquez lo chiude. Mamma mia, Velasquez, che difensore è, ragazzi! È un muro, non si passa con lui. Adesso c'è un contropiede che può diventare micidiale con Dani. Dani. No, chiuso. Dai, che quasi vi è finita. È finita. Abbiamo battuto il Leganés. Grandissima vittoria in casa nostra. 3 punti d'oro. 3 punti d'oro. Pozzo ci fa guadagnare 3 punti d'oro con il suo gol. Abbiamo saputo soffrire, abbiamo saputo segnare, abbiamo saputo vincere. Questo è importantissimo. Un grande Rayo Vallecano. Ci riprendiamo il secondo posto in classifica. Terzo match di giornata in casa del Mallorca. In casa loro, bello stadio di Mallorca. A me piacciono tantissimo gli stadi spagnoli. Mi sto rimanendo affascinato. Partita difficile in questo impianto spettacolare veramente che hanno fatto su FIFA e bisogna confermare perché oramai siamo al secondo posto e non possiamo avere cali di tensione. Attenzione il gol del Mallorca, cheat, neanche un secondo, non possiamo perderla, non possiamo avere cali di tensione. Shh, ma perché non mi sto zitto? Sono stupido, mi devo stare zitto. Gol del Mallorca, tra l'altro un gol assurdo. Di questo esterno di Ndiaye. Regione Mallorca qui il 2-0 con Salva. Il gol di Salvador Sevilla, pazzesco. 2-0. Ci stanno ufficialmente massacrando. Ivan Bravo sulla fascia. Si sovrappone Garcia, finisce il primo tempo, fammi finire l'azione però, gioco maledetto, fammi finire l'azione, che cavolo. 2-0 in casa del Mallorca, stiamo messi davvero con le pezze in quel posto lì, scusate la terminologia un po' blasfema, ma bisogna ricorrere a estremi rimedi e io sinceramente non ne vedo tantissimi, tranne mettere Pozzo. Oramai Pozzo quando lo mettiamo vinciamo sempre, quindi speriamo che sia così anche stavolta. Pozzo, Pozzo, non so più che fare. Vabbè, Pozzo, vai tu, va. Ma palo, Madonna, palo interno tra l'altro. Uffa. Faticaccio sto match, dai! No! Finisce qua, perdiamo 2-0 contro il Mallorca, davvero clamoroso! Dai, il risultato veramente inaccettabile, ragazzi, perché non mi hanno fatto fare le sostituzioni, ho preso un palo clamoroso con Pozzo. Ma che devo fare? 2 tiri a 4, sì, hanno nettamente dominato loro, però noi abbiamo avuto occasioni davvero clamorose, partita che mi rimane qui. Mi rimane veramente qui, perché magari c'è qualche nome veramente interessante che l'anno prossimo può essere utile. Vediamo un po'. Questo qui no. Mesa, no. Lui, sì, può essere davvero buono questo Merkelas. Martinez, Losada, lo conosciamo, davvero tutti. Come vedete, avevo messo dei nomi che erano veramente pazzeschi, tipo questo Cardona qui.
non si può prendere perché è in prestito. Questo Bautista con 3 milioni di pigli, un giocatore che può essere davvero buono. Banea era anche un bel giovane. Insomma, i giocatori belli ce li ho messi. Poi c'era questo Teixeira che era un giocatore un po' più anziano. Ci avevo messo dei bei giocatori, ma anche gli acquisti che abbiamo fatti erano adatti perché avevamo poco budget. Vabbè, siamo ancora sulla neve, amici miei, ancora sulla neve, ma FIFA, oramai, ragazzi, hanno fatto diventare la Spagna il nuovo Polo Nord. Cos'è? La stava mettendo Dani Gomez. Intanto io con la magliettina a maniche corte del Rayo Vallecano in panchina, tutto raggrinzito, al freddo. Che crino. Attenzione, Alvaro Garcia, Alvaro Garcia, Alvaro Garcia, dentro. Dani Gomez, il capocannoniere della Liga, la butta dentro come il solito cecchino qual è? Tanto mi si sta scaricando la videocamera, mi sa che per l'altra metà del video dovete gustarvi solo la partita senza di me, quindi mi sa proprio che è così, ragazzi, mi spiace, purtroppo ci stanno questi problemi tecnici e non ho alternative per risolvere. Ragazzi, sto registrando adesso con il mio telefonino, ma fino a poco fa ero con una videocamera da 200 euro, quindi purtroppo si è scaricata e quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Mamma la parata di Dimitrievski, ragazzi, mamma la parata di Dimitrievski su questo corner. Che cosa è stata questa parata? Magica, magico Dimitrievski. Attenzione, lanciato verso il lato laterale sinistro, Bebè sul primo palo, c'è un'altra grande parata, stavolta del portiere del Girona. Ancora Bebè qua ha provato addirittura la bicicletta. Di testa! Il Sultano Velasquez, la garra charrúa di Velasquez. Signori, l'uruguaggio, l'artiglio che graffia, che lascia il segno in questa partita. Guardate che colpo di testa, degno di Godin, degno dei migliori difensori cazzimmosi uruguagi, ragazzi. E ce l'abbiamo anche noi un difensore cazzimmoso uruguagio e si chiama Eduardo Velasquez. Il Sultano Velasquez, ancora un'altra chiusura. In questo episodio sta facendo delle chiusure mostruose il nostro muro uruguagio, The Wall. Amici miei, vai al risultato 2-0, finisce così, battiamo il Girona, vai, 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 vai. Grandissimo episodio, dai, speriamo che le altre in classifica abbiano fatto qualche passo falso. No, siamo ancora terzi, però siamo a 2 punti dalla seconda in classifica. E a 6 punti dall'Espagnol che è primo. Non a caso contro l'Espagnol ci abbiamo perso. Quindi, signori, il mese di febbraio è finito. Un altro mese di carriera è andato, un altro episodio è andato. Ora c'è il mese di marzo con solamente 4 partite, 2 partite ravvicinate fra di loro. Quindi c'è un vuoto qui in pratica nel mese di marzo in cui penso che ci metteranno la Coppa, ma siamo usciti dalla Coppa. Quindi il nostro calendario adesso è molto rapido, molto sbrigativo. E poi ci sarà il mese di aprile, insomma, ci avviciniamo alla fine di questa prima stagione di carriera. Molto bene così. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella da Marco Azzurro e dal mio Rayo Vallecano. È tutto. Iscrivervi logicamente perché è gratis, non vi costa nulla. Di lasciare like perché è gratis, non vi costa nulla. E di commentare, darmi consigli su come giocare, su chi comprare nelle prossime sessioni di mercato. Se volete che io metta qualche impostazione tipo, che ne so, i nomi dei giocatori sulla testa del giocatore e non sul lato, tutte queste cose, che è tutto gratis, e quindi noi ci vediamo al prossimo video, e ciao!